La fibromialgia è una patologia poco conosciuta. Il dolore è un argomento che ci portiamo dietro da un sacco di anni. I malati di encefalomielite mialgica, prima di ammalarsi, conducevano una vita normale. Siamo sottoposte a continui visite di controllo, esami, interventi. Il dolore è un argomento che ci portiamo dietro da un sacco di anni. La legge 38 è stata implementata, certo, in alcune regioni, addirittura in alcune ASL, ma rimane comunque un nodo importante da risolvere, perché il dolore comunque è una parte soggettiva del paziente reumatico che rappresento. È, come dire, un vivere con un dolore che agli occhi degli altri non risulta. Quindi sicuramente anche il dolore nell'epoca di Covid è stato dimenticato non solo dalle istituzioni, ma è stato dimenticato anche purtroppo dagli ospedali e dagli ambulatori, perché purtroppo sono venute a mancare tutte quelle accortezze che si hanno in epoca, diciamo, normale. Allora, io credo che in una frase che ho dato la scorsa settimana in un'intervista, i pazienti dimenticati, effettivamente in questo frangente di pandemia, il malato cronico, inteso come malato reumatico, ma malato diabetologico piuttosto che cardiologico, cioè pazienti che riguardano la cronicità, sono stati dimenticati. E io credo che il dolore sia uno di quegli argomenti che noi dovremmo andare ad affrontare al più presto con le istituzioni, per far capire che in epoche di emergenza-urgenza il paziente reumatico o comunque un paziente cronico non può essere dimenticato neanche nella parte del dolore, che seppur soggettiva deve essere presa in carico e deve essere comunque gestita al meglio anche per la qualità di vita del paziente.